Sherlock Holmes, il diadema di Berilli, di Arthur Conan Doyle. Holmes, vieni a vedere alla finestra. C'è un pazzo che sta venendo verso casa nostra. Chissà cosa gli è successo per ridurlo così. Ora sta guardando tutti i numeri delle case. Ho la netta impressione che stia venendo qui. Da noi? Esatto. È davvero agitato, sì, ne riconosco tutti i sintomi. Visto? Cosa ti dicevo? Sta suonando proprio al nostro campanello. Poco dopo lo strambo personaggio entrò nel nostro salotto, sbuffando e gesticolando come stava facendo quando era in mezzo alla strada. Ora però potevamo vedere il suo sguardo. Era stravolto dal dolore e dalla disperazione. Non appena ce ne rendemmo conto, i nostri sorrisi si tramutarono immediatamente in orrore e compassione. Inizialmente non riusciva a parlare e continuava ad agitarsi, strappandosi i capelli. Sembrava decisamente giunto allo stadio terminale della pazzia. Iniziò poi all'improvviso a dare forti testate al muro, al punto che io e il mio amico intervenimmo per interrompere quel supplizio. Holmes lo spinse verso una poltrona e gli si sedette accanto, cercando di tranquillizzarlo. Coraggio, su! Non siete forse venuto per raccontarmi quello che vi è successo? Sono sicuro che deve esservi successo qualcosa di molto grave per sconvolgervi a questo punto. Ora cercate di riprendervi e poi sarò felice di fare tutto quello che posso per aiutarvi. Il nostro strambo ospite ansimò ancora per qualche minuto. Infine si passò il fazzoletto sulla fronte e si calmò. Si chiamava Alexander Holder, della banca Holder & Stevenson della City. Era un nome molto conosciuto e la cosa aumentò ancora di più la nostra curiosità su quello strano individuo. Iniziò a spiegarci che il giorno prima aveva fatto un prestito di 50.000 sterline a una persona molto illustre. Un nobile che apparteneva a una delle famiglie più conosciute d'Inghilterra. Il nobiluomo doveva ricevere una fortissima somma di denaro entro il lunedì successivo. E quindi sarebbe stato in grado di restituire senza problemi tutta la somma che gli avrei anticipato. Interessi compresi, naturalmente. La cosa essenziale era che la somma gli venisse versata anticipatamente e a questo proposito mi presentò una garanzia di tutto rispetto. Lo disse estraendo da un astuccio quadrato di marocchino niente meno che il diadema dei Berilli. Accidenti! Si tratta di uno dei più preziosi beni pubblici dell'impero britannico. Ci sono 39 berilli enormi e soltanto l'incastonatura ha un valore incalcolabile. Il nostro ospite sembrò quasi non sentire Holmes e continuò. Di fronte a quel gioiello rimasi abbastanza perplesso. Non avevo certo dubbi sul suo valore, ma avevo qualche perplessità sul diritto del mio cliente.